Oggi proveremo a distruggere un T-Rex gigante e un Indominus Rex ancora più grande su Teardown con un elicottero guidabile completamente funzionante, che è la prima volta in assoluto che si vede su questo gioco. Il problema è che per poterlo costruire ho affrontato delle missioni completamente fuori di testa illegali. E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione! Oh, Camillo Carmelo, un bel viaggetto! Ah, c'era un T-Rex! Aiuto, no! C'era un T-Rex sul ponte! Camillo Carmelo, mettiti davanti, stiamo per finire nell'acqua! Aiuto! No, 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 dove siamo finiti, Camillo Carmelo? Perché ho un retino in mano? Ma siamo a Bikini Bottom? Cioè, tu mi stai dicendo che io mi sono catapultato dal ponte perché ho fatto incidente e siamo finiti a casa di SpongeBob? Ciao, bro! Sapresti dirmi per caso come sconfiggere un T-Rex gigante? Mi servono i pezzi per costruire un elicottero? SpongeBob, ma tu non dovresti fare gli hamburger, i Krabby Patty? Che ne sai tu di elicotteri? Sono leggermente confuso. Va bene, si è aperta la porta della sua casa da sola e là... No! Spegni la musica! Spegni la musica di SpongeBob! Ma ti pare? Tu ti devi levare! Ti devi levare! SpongeBob, questo è un mio video, non puoi mettere la tua musica, non si fa! Dai, mettiti dentro, mettiti sul divano e aspetta... Aspettami, SpongeBob, ha avuto un malore! SpongeBob, tutto a posto? Mi devi dire dove posso prendere i pezzi di sto elicottero? Ah, devo parlare con Patrick e Squid? Vabbè, c'è Gary! SpongeBob, non è più un animaletto domestico. Adesso, se vuoi, ti lascio il mio. Camillo Carmelo, hai ufficialmente un nuovo padrone. Tiè, questo è il tuo nuovo padrone. Stai qua con lui, SpongeBob. Mi raccomando, prenditene cura, torno subito. Chiudi, chiudi, chiudi. Mamma mia, la sigillo sta porta. Ok, forse non sono riuscito a sigillarla. SpongeBob, poi ti ripago i danni. Come ha fatto a finire qui se era lì? Sono confuso. Vabbè, nel dubbio, dove lo mettiamo SpongeBob? Vabbè, lo portiamo con noi. Allora, andiamo prima da Squiddy. Facciamo che bussi tu, va bene? Aspetta, aspetta. Pow! No, ha perso le gambe. Bussa un altro po'. Bussa, bussa, bussa. Hai visto? Ha aperto la porta. SpongeBob, è rimasto solo il suo braccio? Tieni, mangia. Prendi l'osso. Vai, prendi l'osso. Aspetta, che cosa ha cacato un pezzo di faccia di SpongeBob? Prendi l'osso. Vai, Camillo Carmelo. Vai, Fuffi. Prendi. Ho detto prendi l'osso. Mamma mia. Allora, Squiddy. Mamma mia, che ansia. Ma cos'è, un Nexbot? Allora, mi serve sapere dove prendere i pezzi di un elicottero che a quanto pare mi servirà per distruggere un T-Rex. In che senso devo entrare dentro Jurassic Park? Perché lì si è schiantato un elicottero e devo recuperare i pezzi. Mi sa che adesso devono recuperare anche i tuoi di pezzi. Devo recuperare anche Camillo Carmelo. Non guardarmi così, ok? Ti prendo con retino. Non posso prenderlo con retino. Questo quadro di Squiddy è davvero bellissimo. Peccato che non esiste più. Andiamo sopra. Magari nasconde qualche segreto. Che bel letto! Posso prenderlo? Non posso prenderlo, ma posso spaccarlo. Oh sì, non dormirai mai più. Anche perché sei morto, quindi questi sono dettagli. La tomba di Squiddy! Questa la prendo perché mi sembra fatta d'oro. Questa ce la rivendiamo, Camillo Carmelo. Ok, la mettiamo. Dove la mettiamo? In macchina. C'è la macchina barca. Ok, carichiamo tutto qui dentro. E adesso tocca alla casa di Patrick. E là? Patrick, dove sei? Esci? Patrick, esci di casa? Muoviti. Niente, ragazzi, devo trovare il modo per farlo uscire di casa. Come posso fare? Vediamo se con il mio raggio della morte. No, ragazzi, non è che devo solo aprirla. Ah, dovevo solo aprirla? Adesso te la sfondo. No, no, ti ho detto aprila. Ok, Patrick, guardalo, guardalo. Ti ho detto che non può esserci la radio dentro il mio gioco. Capito? Ci può essere solo la mia musica, non la tua.
pistola tua! Ho squagliato Patrick lanciandolo contro un muro. Fantastico. C'è il telecomando della TV. Ah, la TV l'ho appena distrutta. La lampada. Non hai nulla di valore. Fai schifo. Aspetta. Perfetto. Distruggiamolo. Vai, vai. Ok, adesso devo esplorare un attimo casa di SpongeBob, che è diventata un'ananas ansiogena. Ha gli occhi e la bocca spaccata, perché voglio vedere se anche lui nasconde qualche segreto. Ok, qui c'è la stanza da letto. Il letto di SpongeBob. Oh, oh, c'è una cassa del tesoro. Aspetta, questa la metto qua così me la porto. Vediamo qui su. Che cos'è sta roba? Oh, oh, ma ragazzi, ragazzi, ho premuto sta roba e è apparsa la scala. Ok, vediamo. Oh, sì, mi devi far salire. Vediamo. Oh, fammi salire. Spacco tutto. Spacco tutto. E che serve la botola se non c'è niente? Cos'è? Dovevo entrare nell'ananas? Basta, basta, basta. Io questa casa la sfondo. Io questa casa la distruggo. Devo prendere il tesoro, però. Non posso distruggerla con il tesoro ancora qui. Un secondo. Ok, dai, dai, dai. Fai cadere sto tesoro. Bravo, tutto mio. Tutto mio. Ho preso, a quanto pare, solo i soldi. Senza la cassa, va bene. Non ci sono problemi. Carichiamo tutto in macchina. E poi Johnny teletrasporto dentro Jurassic Park. Tutto chiaro? Prima però devo togliermi un piccolo sfizio. Voglio distruggere, squagliare tutta la casa di SpongeBob. Che poi tra l'altro è molto divertente il fatto che ci sia la lava sotto l'acqua. Ma non fa niente, perché è un mio video e io sono pazzo. Sì, questo è ciò che rimane della casa di SpongeBob, che adesso metteremo al posto della casa di Patrick. Guarda, ti ho risistemato la casa, Patrick. Non sei contento? Hai una nuova cupola a forma di ananas. Scherzo! Adesso non hai proprio un bel niente, sfigato. Ah no, è morto, quasi me lo dimenticavo. Perfetto, entriamo nel veicolo. Si parte! Johnny, Johnny teletrasporto! No, no, Johnny, ma che teletrasporto è? No, mi ha fatto cadere dalla macchina. No, 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 ok, ok. Risaliamo in macchina con molta calma. Dobbiamo trovare l'elicottero. C'è un velociraptor su una pianta. Non ti preoccupare, boh! Ci penso io. Stupido velociraptor. Nessuno. Oh no no. Oh no 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 no. Quella è la mia macchina. Ah! Ah! Morite. No, la mia macchina. La mia macchina. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Devo scappare. Devo scappare. Devo nascondermi nelle piante. Qui non può vedermi. Qui non può vedermi. Sono diventato una pianta. Ce l'ho una K47. Ah! Levati, 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 levati. No 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 no. Mi nasconderò qui in queste altre piante. Ce ne sono molte di più. Qui non può vedermi. Qui non può prendermi. Ok, sono su una palma. Non so come io ci sia finito qui sopra, ma ci sono finito. E là? Oh mamma mia. Oh mamma mia. No 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 no. Dov'è l'elicottero? Devo prendere i pezzi all'istante. Allora, tecnicamente la zona dello schianto, il radar mi dice che è da queste pa... Eccolo! Ecco l'elicottero! Perfetto. Allora, prendiamo l'elica. Johnny, vai! Portala in laboratorio. Dove è andato il dinosauro? No 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 no. Devi stare ca... Oh mamma mia. Oh mamma mia. Allora poi prendi questo. Johnny, porta in laboratorio, veloce. Devo capire come distruggere sto imbecille. Lì c'è un'altra macchina, posso investirlo. Vai, mangia il mio cane. Mangia il mio cane nel frattempo. Ci batti, mamma mia. No 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 no. Via 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 via. Ok ok, piano 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 piano. Dobbiamo pensare. Dobbiamo riflettere, Camillo Carmelo. Proveremo ad investirlo. Va bene, cane? Cane, rispondi. Ce l'abbiamo letteralmente dietro. No, ho investito un velociraptor. E l'inseguimento contro boh, non so cosa sia sto coso. Non è un T-Rex, è un Dinominus. Come si chiamano sti dinosauri? Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, senti, giraffa dinosauro, potresti darmi una mano? Io evoco lui, giraffa Saurus Rex. Combatti, vai, schiaccialo. No, schiaccialo. Ah, c'hai paura della mia giraffa. Non se ne frega nulla della mia giraffa. Giraffa, giraffa, fai qualcosa. No, l'ho lanciato via. Aspetta, 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 aspetta. Johnny, avvisami quando è pronto l'elicottero. In che senso c'è un T-Rex in base? Tu finiscilo di costruire, poi ci penso io. Ho un attimo delle faccende in sospeso qui. Va bene, va bene. Io non sono nel Jurassic Park. Io sono il Jurassic Park. No, ragazzi, sono sotto al pavimento. Altro che Jurassic Park. Come risalgo? Sono risalito. Va bene, fatti sotto. Fatti sotto. Io ho le mie 1000 revolver. Anzi, no, non ho le revolver. Dov'è? Dov'è? Bazooka! Adesso! Oh, no, no, è diventato un
dinosauro zombie. È un dinosauro zombie. Ragazzi, gli sta andando a fuoco la faccia. Non ha più mezza faccia. Però... Oh, ok, no, non è possibile. Come fa ad essere ancora vivo? Sono inseguito da un dinosauro zombie. Base, ripeto, inseguito da un dinosauro zombie. Oh mio Dio. Ragazzi, io questo non me l'aspettavo, però sarebbe dovuto morire. Oh, non ci posso credere. È morto? Oh, mamma mia. Ma quanto ci vuole ad ragazzi, mi sa che non è ancora morto. Gli è ricresciuta la gamba? Avete visto? Allora, devo un attimo analizzarlo, ok? Lo rimetto in piedi, tanto non è ancora vivo. Perfetto. Cioè, gli sta andando a fuoco la faccia. Guarda. Oh, mamma mia. Stai fermo. Gli sta andando a fuoco la faccia, il corpo. Ma comunque riusciva a camminare. Bravo, Camillo. Carmelo, ti sei cagato addosso. Eh sì, anche io effettivamente. Però mi sembra eccessivo. Vediamo. Voglio distruggerlo del tutto. Lava gun. Sì. Vuoi andare a fuoco? E vai a fuoco come si deve. Sì, con la mia lava gun. Oh, ti piace? Ti piace? È pronto da mangiare, bella bisteccona di dinosauro, Camillo Carmelo. È diventato un barboncino. Diventato un barboncino di lava. Sì, beh, più o meno. Adesso facciamo una bella cosa, Camillo Carmelo. Mentre papà sarà impegnato a guidare per la prima volta un elicottero contro un T-Rex gigante che ha invaso la sua base, tu te ne starai buono buono qui sotto il dinosauro. Così, bravo, per protezione. Va bene, Camillo Carmelo? Per protezione, ok? Oh mamma mia, ho fatto esplodere Jurassic Park. Beh, direi che qui abbiamo finito. Quando ti muovi a teletrasportarmi? Johnny, in che senso guardati dietro? Cosa? Ah, Johnny, teletrasportami! Subito! No, no, Johnny, mi hai fatto cagare addosso. La smetti di teletrasportarmi a mezz'aria? Cioè, io sono sul pavimento. Il teletrasporto prevede che io poi stia di nuovo sul pavimento, non per aria. Oh mamma mia, questa curva non me la ricordavo. Aiuto! Ok. Dovremmo essere arrivati al laboratorio. Uno dei primi elicotteri su Teardown ce l'ho io. Bravissimo, Johnny. Sei riuscito a renderlo identico a quello distrutto. Devo dire veramente complimenti. Solo che io adesso dovrei arrivare lì sopra. Ma non ci sono scale per arrivare lì sopra. Johnny, come faccio? In che senso devo spaccare tutto? Oh, questa è una porta. Non ricordavo avessimo una porta del genere. Che figata. Ok, ci penso io. Perfetto. E adesso usiamo questo come scala. Dovrebbe funzionare. Mamma mia. Aspetta. Ah, sono un genio. Ho fatto un rocket jump. Guardate quanto è bello questo elicottero. È stupendo. Guarda, Johnny, che figata. Vai. Ok, allora dobbiamo capire i comandi. Così dovrebbe accendersi. Perfetto. E adesso dobbiamo capire come si fa a volare. Ok, stiamo prendendo quota. No, che figata! Non c'era mai stato un elicottero su Teardown, almeno non guidabile. C'era quello che si schiantava contro il palazzo. Johnny, però io non vedo nessun T-Rex. C'è anche la modalità dove fluttua. Cioè, posso stare nell'elicottero? Camillo Carmelo, tutto bene? Posso stare nell'elicottero mentre a mezz'aria? Posso anche calare il filo? No, vabbè, il filo mi cacca giù. No, vabbè, ragazzi, questa roba è fuori di te. È fuori di testa e posso ritornare sopra. Oh mamma mia, va bene. Ma mi è esploso l'elicottero. Come è successo? Johnny, per caso ce n'è un altro? Dove vai tu, cane imbecille, che l'elicottero non funziona più. Grazie, Johnny, sempre sul pezzo. Apri e andiamo. Lì c'è un Tyrannosaurus Rex e un Indominus Rex. No, questo non mi piace per niente. Guardali, stanno facendo a gara per chi dei due deve uccidermi prima. Guardali. Quello non ha più la coda. Ragazzi, il Tyrannosaurus Rex si è mangiato l'Indominus Rex, cioè almeno si è mangiato la coda, e adesso è sotto l'elicottero. Ok, con calma. Dobbiamo capire come affrontare la situazione. Mi dispiace, piccolo Indominus Rex, ma qui vige la legge del più forte. Io ovviamente sconfiggerò il T-Rex, ma il T-Rex era più forte di te. Devo un attimo volare intorno all'isola. Vai avanti, elicottero. Io non lo so pilotare. È la prima volta. Aiuto. Aspetta, è fuori controllo.
controllo, fuori controllo. Modalità overboard, modalità overboard. Piano, piano elicottero, piano elicottero. Il T-Rex sta venendo da questa parte. Ok, noi adesso ci giriamo. Piano, 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 girati. Il T-Rex è caduto nella piscina. Ok, questo è il nostro momento. È il momento di risplendere. È il momento di brillare. È morto annegato. Il T-Rex è vivo e morto annegato. Overboard, perfetto. Piano, 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 piano. Ok, ok, adesso devo cacare fuori. Ma mi sono schiantato con tutto l'elicottero. Ragazzi, c'è un problema. Come faccio ad uscire di qua? Devo spaccare tutto, ma non ha senso. Camillo Carmelo, tu dove sei? Ma non era con me nell'elicottero. Proviamo ad uscire di qua, che ci dovrebbe essere l'Indominus Rex. Ragazzi, era qui. E qui c'era il T-Rex. Ragazzi, erano qui. Perché non ci sono più? No, non facciamo scherzi. 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 Aspetta, dov'è il mio cane? Camillo Carmelo, mi è venuta un'idea. No, no, cagnolino, Fufi, Camillo, Carmelo. No, 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 mi fanno paura. Mi fanno paura. Allora, provo con questo. Prima sull'indomino. Spo! Oh! Ragazzi, non è ancora vivo. Gli ho squagliato metà corpo. È diventato un dinosauro lavico. No, ragazzi, ha appena perso una parte della bocca. Camillo Carmelo, Camillo Carmelo, sei sotto l'elicottero? Dai, non è sotto l'elicottero. Ma dov'è il mio cane quando serve? No, si sono fusi. Si stavano fondendo. I dinosauri, guarda lì. Io non ho parole. Ho creato il dinosauro zombie. Ho creato il dinosauro lavico. Sto creando dei mostri. Camillo Carmelo, bravo. Allora, tu adesso diventerai una macchina. Facciamo così. Macchina aiuto, aiuto. Che sta succedendo? Ecco a voi la macchina Camillo Carmelo. Esatto, ve lo ricordate? L'arma che trasforma tutto in una macchina. Perfetto. Posso trasformarci anche il mio cane in una macchina e sono caduto di nuovo. Aia, che male. Oh mio Dio, oh mio Dio. Oh mamma mia. Andiamo, andiamo Camillo Carmelo car. Dobbiamo seminarli, che poi è diventata una specie di moto. Aiuto, aiuto. No, niente. Mi sono andato a schiantare. Non ha più la testa. 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 Tra un po' non ce l'avrò neanche io la testa. Basta, basta. È il momento. Dov'è? Dov'è quella forte che mi serve? È il Taucan. Non c'ho troppe armi. E muori. Oh, mamma mia. E uno è andato. Vai Camillo Carmelo. Io scelgo te. Usa tenerosità. Usa abbaio. Usa, non lo so. Usa cacata. Vai Camillo Carmelo. Caga. Cagagli in testa. Non lo so. Fai qualcosa. Ok. Bravo, bravo. Mangiatelo. Non se l'è mangiato. Non se l'è mangiato. Che cosa posso fare? Posso trasformare il cartello in una macchina? No? Cosa posso trasformare in una macchina? Il T-Rex? Perfetto! Ho sconfitto il T-Rex trasformandolo. Che cosa hanno appena visto i miei occhi? Cioè, sono riuscito a sconfiggere un Tyrannosaurus Rex trasformandolo in una macchina. Quindi adesso vado a fare incidente e muore. Perfetto, il mio piano è infallibile. Sebo! È indistruttibile, ma questi sono dettagli. Ma la mia domanda è: posso trasformare in macchina anche un pezzo dell'Indominus Rex? Ma perché i miei video devono finire sempre con queste cagate? Va bene, è il momento di far fare un bel bagnetto all'Indominus Rex. Vai da questa parte, da questa pa. Oh mamma, aia, no, nella casa. Ma dai, ma da, oh no, dove sono finito? Sto di nuovo tornando da SpongeBob. Questa che cos'è? Ah, ok, sono sulla spiaggia. È stato bellissimo Camillo Carmelo. Ma guarda che panorama dopo aver ucciso e trasformato in macchine due tirannosauri giganti. Anzi, un Tyrannosaurus Rex e un Indominus Rex. Toh, vai ad ammirare il panorama. Al prossimo. Io non ho parole. Che sta facendo le capriole nell'acqua? Al prossimo video. Torna a casa. Torna subito a casa. Niente, non torna. Boh, io boh.